Oggi giornata importante in quanto 200 bimbi dei 5 e 6 anni, quindi abbiamo attivato il ponte proprio dell'età dall'ultimo anno della scuola d'infanzia e il primo anno della scuola primaria, si sono esibiti per un progetto importante, appunto musica attiva. Un progetto che va avanti da anni, sorretto anche dall'assessorato all'istruzione, dove i bimbi vengono a scuola a provare gli strumenti, a conoscerli e a fare veramente musica attiva, quindi canto, ritmo e quant'altro. Quindi abbiamo avuto tantissimi bimbi, genitori stimolati da questa esperienza. Quindi continuiamo in questo percorso virtuoso della scuola comunale, dove vede nell'ordinario 200 iscritti, 200 bimbi nella propedeutica. È un dipartimento diffuso che non si ferma alla musica antica e classica, ma abbiamo musica pop rock, jazz e tutti quei linguaggi appunto della musica contemporanea, come l'informatica musicale ed altro. Quindi siamo qui e rinnoviamo, stimoliamo ancora la cittadinanza per quanto riguarda le iscrizioni future. Sì, questa mattina sono qua insieme all'assessore Angelo Palmieri in questo saggio finale con le varie scuole per musica attiva. Naturalmente colgo l'occasione per ringraziare tutto il Consiglio di Amministrazione e il Presidente De Grandis per aver riportato questa scuola civica ai grandi fasti che rivestiva tantissimi anni fa. Negli ultimi anni era stata mortificata dal numero dei ragazzi iscritti, attività che non si facevano più. Chiaramente questo consiglio oggi in testa il Presidente Grandis, abbiamo 150 iscritti, 30 docenti, prima ce n'erano 58, 200 ragazzi che fanno musica attiva, che hanno avuto possibilità di fare questo bellissimo percorso. Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto dentro la scuola civica. La musica aiuta i ragazzi a crescere, aiuta a conoscersi, aiuta i ragazzi a stare insieme, è sicuramente una grande maestra. La musica sicuramente può essere una risorsa nella nostra città, visto tra l'altro che siamo ritenuti da tutta la città della musica. Per quanto riguarda questo evento, l'evento di questa mattina, è un qualcosa che il Comune ha progettato già negli anni scorsi e che sta avendo successo anche perché in pratica i bambini di 5-6 anni partecipano a questo incontro di musica, musica nel senso di intanto socializzazione, intanto di conoscere il movimento delle mani, perché fondamentalmente il primo passo è proprio quello di gestire la manualità e nello stesso tempo permette anche di dare un senso a quello che può essere il discorso di un'attività musicale anche da più grandi. Il Comune ha impegnato delle risorse, però i ringraziamenti vanno innanzitutto alle docenti delle scuole che hanno aderito e che partecipano, ai docenti della scuola civica e in particolar modo al presidente della scuola civica, il maestro De Grandis. Noi siamo contenti, sono contente anche le famiglie, sono contente anche le dirigenti scolastiche, per cui adesso andremo ad ascoltare questi piccoli artisti.